Order, order. I invite the House to rise and observe a minute silence in memory of Her Late Majesty Queen Elizabeth II. Questo è il momento in cui lo Speaker della Camera dei Comuni chiede ai deputati britannici di osservare un minuto di silenzio per la morte della regina Elisabetta. È passato un anno dall'8 settembre 2022, quando la Gran Bretagna si ritrovò all'improvviso senza la sovrana che aveva guidato il paese per oltre 70 anni. In questo episodio, il corrispondente da Londra Luigi Ippolito ci racconterà se e in che modo il figlio primogenito e successore di Elisabetta, Carlo III, ha riempito il vuoto lasciato da una figura così importante. E l'esperta di reali Enrica Roddolo ci spiegherà come la scomparsa della regina ha cambiato le dinamiche interne all'inquieta famiglia Windsor. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 8 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother. Il 9 settembre 2022, all'indomani della morte di Elisabetta, Carlo ha tenuto il suo primo discorso da re, citando la madre come esempio e fonte di ispirazione. Luigi Ippolito, 12 mesi dopo, possiamo dire che è stato davvero così? Questa transizione dal lunghissimo regno di sua madre Elisabetta II è stata una transizione senza scosse, senza strappi, in perfetta continuità. Re Carlo si è incanalato perfettamente nel solco tracciato da Elisabetta, che consiste nel non fare niente, non dire niente, non prendere nessuna posizione pubblica. C'è però una differenza. Quale? Questo vuoto di parole, questo silenzio della sovrana era riempito dalla sua stessa presenza carismatica che ne faceva un'icona del nostro tempo. E purtroppo non si può dire la stessa cosa del suo successore re Carlo III. La verità è che Carlo in questo anno si è reso conto di essere arrivato in ritardo all'appuntamento col destino. Lui si era preparato tutta la vita a diventare re e sognava di essere un re attivista, un re trasformatore, un re riformatore, un re che avrebbe promosso novità nella monarchia. Addirittura c'erano timori che lui potesse essere un re in piccione, che si immischiasse nella politica, perché da principe di Galles, da erede al trono, si era immischiato parecchio, attirandosi molte critiche. Ebbene, non è stato affatto così. Quindi, secondo te, questa prudenza di Carlo non è solo una scelta politica? Lui, per ragioni ovvie, anagrafiche, è un ultrasettantenne, non ha davanti a sé il regno di Elisabetta, e quindi si è reso conto che il suo sarà un regno di transizione, un regno di passaggio per preparare la strada a suo figlio William. Si può dire che in cuor suo è come se Carlo avesse già abdicato. Lui sa che non potrà imprimere una svolta, non potrà imprimere un marchio profondo sulla monarchia, dovrà semplicemente traghettarla da Elisabetta a William, in un certo senso. Come una volta ha detto un esperto reale, il regno di Carlo III sarà un po' come un sorbetto fra due portate principali, un assaggio rapido per pulirsi il palato in attesa del prossimo piatto forte che sarà il regno di William, suo figlio. Ma anche se la transizione da Elisabetta e Carlo è avvenuta, sta avvenendo senza scosse, senza traumi, c'è una sensazione di declino complessivo della monarchia. Da cosa la si percepisce? È appena uscito un sondaggio che ha mostrato come la percentuale di
coloro fra i sudditi britannici che hanno un'opinione negativa della monarchia, la percentuale è balzata in questo anno dal 24 al 33%, che è insomma una crescita notevole soltanto in un anno. E soprattutto la popolarità di Carlo è molto più bassa rispetto a quella di Elisabetta. Elisabetta era imbattibile in termini di popolarità, invece Carlo viene molto dopo suo figlio William, che è il più popolare, la principessa Anna e perfino di Kate. Quindi Carlo in qualche modo è accettato ma non particolarmente amato dai sudditi. Poi c'è un problema ancora più sostanziale, che è il declino di popolarità della monarchia proprio fra i giovani, fra le generazioni del futuro. Sempre secondo questo sondaggio, nella fascia dai 18 ai 24 anni soltanto il 30% pensa che la monarchia sia un bene per la Gran Bretagna. C'è dunque molto terreno da recuperare, ma è difficile vedere come un regno autunnale, potremmo definirlo così, quello di Carlo III, possa risalire la china. Il compito dunque che alla fine arriverà sulle spalle di William sarà sicuramente gravoso. Chissà se queste difficoltà avranno conseguenze nei rapporti familiari già non facili tra i Windsor. Enrica Roddolo, dopo il libro su Elisabetta e i segreti di Buckingham Palace, ne hai pubblicato un altro nel quale racconti Carlo prima e dopo l'ascesa al trono. Il nuovo re ha ereditato anche il compito di moderatore dei conflitti interni? Sappiamo che prima della morte del principe Filippo era toccato lui il ruolo di mediatore, di elemento capace di far ragionare gli esponenti della famiglia quando c'erano delle situazioni di tensione. Così aveva fatto, per esempio, quando il rapporto sentimentale tra Carlo e Diana arrivò a un punto di non ritorno, impegnandosi personalmente, scrivendo lettere alla principessa, dialogando con lei. E questo ruolo l'aveva raccolto, ereditato la regina Elisabetta, che aveva cercato di racimolare tutte le sue forze di oramai sovrana, anziana, per cercare di tenere assieme una famiglia anche complessa e con delle nuove sensibilità, una fra tutte quella della nuova duchessa di Sussex, Meghan Markle, entrata nella famiglia reale ma mai rassegnatasi al ruolo di secondo piano che il protocollo reale le aveva consegnato. La Mexit, cioè l'addio alla famiglia reale da parte di Harry e della moglie Meghan Markle, era stata l'ultima prova di diplomazia interna che Elisabetta aveva dovuto affrontare. Ma poi, dopo la sua morte, sono arrivate le accuse alla Casa Reale nella serie TV su Netflix e in Spare, in italiano Il Minore, cioè il libro firmato dal Duca di Sussex. Carlo, come ha gestito queste crisi? L'incoronazione del 6 maggio scorso, l'incoronazione di Carlo, ha messo sotto i riflettori il ruolo di Harry, perché Carlo poteva scegliere di non invitare Harry, ma ha invitato il figlio ribelle all'incoronazione e Harry è intervenuto all'incoronazione con un ruolo appunto che era necessariamente di seconda fila, in secondo piano. Qual è stata la logica di questa decisione? Preservare l'importanza di Harry come elemento della famiglia Windsor e della famiglia di Re Carlo, ma prendere le distanze quando si tratta di guardare all'aspetto istituzionale, al ruolo del Duca di Sussex, perché Carlo sa benissimo che se all'interno delle mura del palazzo può incontrare e può essere come vuole essere, perché appunto ha questo approccio caldo e molto emotivo il principe Carlo, quindi non avrebbe mai rinunciato ad avere l'amatissimo figlio Harry alla sua incoronazione e farà di tutto, credo, nei prossimi mesi per cercare una qualche forma di riavvicinamento. Ecco, sa altrettanto Carlo che i suoi concittadini, quindi contribuenti britannici, quando si tratta di impegni ufficiali, quindi quando la famiglia reale si presenta al balcone di Buckingham Palace, deve essere soltanto quella prima linea dei Windsor
devono essere soltanto coloro che effettivamente spendono ogni giorno della loro vita al servizio del paese. La stessa scelta operata per il fratello Andrea, coinvolto nello scandalo Epstein, il finanziere statunitense accusato di abusi sessuali su minori e morto suicida in carcere. Insomma, come diceva Luigi Ippolito, è tutto sulle spalle di William e Kate. Al di là della popolarità nei sondaggi di cui parlavamo prima, in che modo è cambiato il loro status in questi 12 mesi trascorsi dalla morte della regina Elisabetta? Il cambio di passo per William e Kate è stato immediato. Nel momento esatto in cui il loro padre, Carlo, diventava il nuovo sovrano, quindi Carlo III, William è diventato il nuovo principe di Galles, quindi l'erede designato. Principe di Galles affiancato dalla principessa di Galles, Kate. La loro vita ovviamente è cambiata perché rappresentano effettivamente la successione al trono e quindi sono le personalità più importanti nella gerarchia della famiglia reale dopo il re e dopo la regina. E questo spiega anche perché negli ultimi mesi, in questi 12 mesi, i principi di Galles si siano dati molto da fare, sono stati ovunque presenti con i loro royal engagement, hanno girato il paese, hanno lanciato nuove iniziative. L'ultima grande iniziativa del principe William è stata Homewards, un progetto per recuperare la vita di troppi senza tetto, senza fissa dimora nel Regno Unito, memore della lezione della madre, la principessa Diana, che su questo tema era molto sensibile. E poi William continua ovviamente il suo lavoro con l'Earshot Prize, il premio ai campioni della sostenibilità, che ogni anno premia e individua le migliori start-up, le migliori iniziative in giro per il mondo, e le premia con un premio molto consistente in denaro. È cambiata anche la relazione col padre? La regina Elisabetta, quando avanzando l'età si rese conto che per il suo principe di Galles, Carlo, diventava importante essere al corrente di tutto in contemporanea alla sovrana, aveva voluto che per lui fosse riservato il trattamento di lettore numero due. Sì, perché lettrice numero uno è il titolo che spettava la regina in quanto la prima persona che riceve tutta la documentazione degli affari ufficiali. Ebbene, la regina aveva voluto per Carlo negli ultimi anni che anche lui ricevesse in contemporanea le stesse red boxes. Ora Carlo ha preso quel ruolo di lettore numero uno. Non sappiamo se abbia già fatto la stessa scelta che fece Elisabetta di condividere immediatamente tutti i documenti, tutte le informazioni sullo stato di salute del regno e sui progetti governativi in corso contenuti nelle red boxes. È presumibile però che effettivamente Carlo, che sa anche lui, pur essendo appena salito al trono, che il suo regno non potrà essere necessariamente lungo 70 anni come quello della regina, abbia deciso sin da subito di condividere e di quindi partecipare al figlio ed erede William tutte queste informazioni. Quindi, se sia un lettore numero due anche William, più o meno informale, beh, io non avrei molti dubbi. Grazie Enrica Roddolo e Luigi Ippolito. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani con l'Ammazza Caffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.